Allora, eviterò intanto dalla presidenza di farmi richiamare sui tempi, quindi cercherò di essere molto breve. Abbiamo fatto pure col vice ministro. Sì, esattamente. Intanto, infatti, volevo dire che non è scontato che appunto in questo congresso, quando si parla di diritto alla casa, io mi sento a casa, perché è un rincontrarsi fra tanti compagni che vedono, hanno una certa visione del mondo, che capiscono che vuol dire concetti di solidarietà, di lotte sul territorio. Io vengo appunto dalla sede di Pescara, ho avuto la fortuna di essere membro della segreteria nazionale uscente, di poter lavorare appunto con il grande compagno segretario nazionale Walter. E lo dico non perché sia un ringraziamento scontato, ma perché è qualcosa che sento e che veramente è una persona che sempre, non solo come si diceva, ci ha messo la faccia, ci ha messo tutte le sue competenze, tutta la sua passione, ha messo tutto quello che aveva dentro in una battaglia che l'ha sempre sentita sua e ha cercato di dare il meglio di se stesso. Lui troppe volte, anzi nei suoi interventi, è troppo modesto. Lui ha fatto insieme a tutti i compagni della segreteria dell'Unione Inquilini un grande lavoro in questi anni. E ci ricordiamo tutti come si era usciti dal congresso di Chianciano. In questi anni appunto ci siamo radicati, siamo presenti in tante nuove realtà, siamo riconosciuti come interlocutori ormai sia dagli altri sindacati, ma sia appunto da movimenti per la lotta alla casa, che se anche se spesso si trovano in posizioni di contrasto, ora ci riconoscono un certo ruolo che abbiamo avuto in tante battaglie. Sono state ricordate appunto le battaglie che si sono fatte in questi anni, dal decreto legislativo 23 del 2011 per la registrazione dei contratti in nero, che appunto ci ha visto avvicinarci da tanti cittadini che avevano un bisogno di uscire da un'emersione. Cioè il contratto in nero non era solo non avere un contratto, ma era non avere neanche dei diritti, non poter rivendicare tutta una serie di cose. Noi ci siamo stati a fianco, siamo stati in esperienza di Pescara, noi stessi andare a dare istruzioni all'Agenzia delle Entrate, che spesso ci dicevano non sappiamo di cosa state parlando, quindi abbiamo prima parlato con il direttore, poi parlato con i vari funzionari. Siamo stati in questa lotta pure nel momento in cui in parte appunto per un vizio di forma è stata cassata a seguito di ricorso dalla Corte Costituzionale. Siamo stati in prima linea appunto per impedire questo ennesimo scempio della vendita all'asta delle case popolari, perché spesso si parla di misure contro il disagio abitativo, misure che sono in realtà un cercare di eliminare il problema. Spesso si può affrontare un problema in due modi, o cercando di risolverlo o cercando di eliminarlo. Nella cultura della destra e di certa sinistra post-ideologica, se vogliamo definirla così, è stato sempre più facile cercare di eliminare il problema. Noi ci siamo stati, con tutte queste battaglie siamo riusciti ad ottenere vittorie e risultati che non erano affatto scontati, ma pure perché siamo stati presenti sui territori con un grande lavoro radicale, che appunto noi abbiamo avuto una certa radicalità senza essere settari, ma pure sul lavoro fatto appunto sulla comunicazione. Appunto qui abbiamo avuto tante innovazioni, vado a ringraziare appunto la compagna Isabella Borghese per il lavoro fatto, il compagno presidente Vincenzo Simoni per il sito. Sono stati strumenti che ci hanno permesso di parlare all'esterno, di parlare sempre a nuovi soggetti e quindi di farci riconoscere come soggetto interlocutore affidabile di un bisogno, di un diritto appunto alla casa. Per quanto riguarda poi, lo diceva appunto il segretario nazionale nella relazione uscente, noi abbiamo parlato di coalizione sociale, di casa come bene comune molto prima di tanti altri. Adesso che se ne sta occupando pure Landini ci può solo far piacere, perché noi comunque siamo un blocco sociale, ci siamo delle istanze, però dobbiamo pensare che non si può essere indifferenti a non dare una voce, uno sbocco politico alla tematica del diritto alla casa, perché chiaramente noi siamo sul territorio, facciamo battaglie sociali, ma è giusto che adesso pure la politica cominci ad affrontare, diciamo, non più l'emergenza casa, ma il diritto, perché parlare di casa significa parlare di dignità dell'essere umano, dignità di potersi realizzare, di avere delle certezze. In questi anni appunto di liberismo, neoliberismo sfrenato, si è cercato prima di attaccare tutto il mondo del lavoro, le conquiste sociali, e quindi poi di demolire tutta una serie di diritti. Noi siamo stati i primi a parlare
ed è morto, perdi il lavoro, perdi la casa, perché c'è una stretta connessione fra la crisi sociale occupazionale e il disvolto poiché ha su, appunto, sul diritto all'abitare. Per quanto riguarda, appunto, possiamo dirla così, si è citata appunto il motto Zapatisti, io vorrei concludere semplicemente con, per non essere appunto, dato che sono considerato un filo sovietico, con i compagni delle Pantere Nere americani. Si può essere appunto o si è parte del problema o si è parte della soluzione. Noi in questi anni abbiamo cercato di dare risposte e di essere parte della soluzione, con tutti i nostri limiti, ma ci siamo, ci saremo e cercheremo di organizzarci meglio. Per quanto riguarda l'aspetto che è stato puntualizzato prima e che sono d'accordo, quello dell'autofinanziamento, è chiaro che noi siamo un sindacato appunto che non prende finanziamenti da nessuno, che l'abbiamo ricordato più volte, siamo un sindacato anomalo che non ha distaccati, non ha funzionari stipendiati, però naturalmente dobbiamo porci il problema di mantenere la nostra indipendenza, la nostra libertà di critica, ma allo stesso tempo di riuscire ad avere le risorse per andare avanti, perché è chiaro, come diceva il compagno Giannitelli di Milano, se c'è la crisi intorno a noi non possiamo pensare che questa crisi non ci riguardi, perché ci riguarda pure nella persona che viene a chiederci una consulenza, un aiuto, e che spesso non ha neanche appunto i soldi per dare la sua associativa. Quindi da un lato dobbiamo sempre mantenere l'accordo di dire noi non prendiamo soldi da nessuno, quindi ogni persona deve sentirsi membro di questa organizzazione, deve dare comunque il suo contributo. E quindi è importante il valore della quota della testa, però allo stesso tempo trovare, come si è cominciato a discutere già dalla conferenza dell'organizzazione a settembre, altri metodi. Uno dei metodi è quello del CAF, noi come pure sede di Pescara ce l'abbiamo il nostro CAF, vedremo adesso appunto i risultati che ci sono della campagna del 5 per 1000, si accennava appunto, c'era un po' di tempo, a fare un'associazione nazionale di promozione sociale. Sono tutti strumenti che però adesso dobbiamo concretizzare con l'impegno di tutti i compagni per capire che la direzione è quella. Per il resto buon lavoro di congressuale a tutti i compagni e avanti con le nostre lotte.